Bible Prophecy Revealed with Grant Jeffrey. It is my pleasure. Sono lieto di presentarvi una nuova serie di programmi dal titolo Eventi mondiali alla luce della profezia biblica. Come potete vedere, dietro di me c'è uno sfondo meraviglioso. È un modello della Gerusalemme ai tempi di Gesù Cristo. Dopo la morte e resurrezione di Gesù, Gerusalemme ha continuato ad essere un luogo di annuncio del Vangelo di Gesù Cristo. Nella città erano presenti due movimenti opposti, pro Gesù e gli anti Gesù. In quel periodo ci furono forti insurrezioni contro i feroci eserciti romani e Roma era paragonabile a un regime nazista per il modo in cui governava e trattava gli ebrei, non solo in Israele, ma anche in Siria e in altre parti del Medio Oriente. Il popolo di Israele si ribellò a questo regime. Questo era il Tempio di Gerusalemme, prima della venuta delle legioni romane, che attraversarono la Galilea, assediarono e conquistarono Gerusalemme. Siamo nell'esperienza della Terra Promessa, in Orlando, Florida. E io ringrazio la TBNE per la meravigliosa ambientazione di questi programmi sulla profezia biblica. Noi viviamo negli ultimi giorni e io sono convinto, e lo dimostreremo anche in questo programma, che gli eventi mondiali, specialmente in Medio Oriente, in Iraq, in Afghanistan, Siria e Iran, nella stessa Israele, conducono tutte al compimento delle profezie sul ritorno di Gesù Cristo nel nostro tempo. Molte generazioni hanno desiderato vedere il ritorno di Gesù. Esperti della Bibbia hanno studiato gli eventi nella loro generazione alla luce della profezia biblica. Tuttavia, sappiamo che ogni generazione di questi cristiani fedeli, amanti della profezia, ha desiderato poter vedere il ritorno di Gesù Cristo durante la vita. Spesso la gente mi chiede, come potete essere così certi, tu e gli altri insegnanti della Bibbia, che qui, proprio noi della nostra generazione, vedremo il ritorno di Gesù Cristo? Vedremo noi l'Anticristo, l'impero romano ristabilito, e l'inizio del governo mondiale, e anche il primo della storia dell'umanità? Io credo proprio che la risposta sia sì. Durante questa mezz'ora esamineremo quello che la Bibbia ha da dirci proprio riguardo ai prossimi eventi mondiali in vista del ritorno di Gesù Cristo nella nostra generazione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale e la tragedia di oltre 60 milioni di persone di morti, si è verificato un evento straordinario senza precedenti nella storia mondiale. Nel 1948, era il 15 maggio, la nazione di Israele è rinata. Ha ripreso il suo posto tra le nazioni dopo oltre 2000 anni. Questo è stato un evento straordinario? Sì, lo è stato. Nessun'altra nazione nella storia ha mai cessato di esistere per poi tornare nella propria terra e ridiventare di nuovo una nazione. È accaduto solo ad Israele. Nel Salmo 102, al versetto 16, Dio ci dice «Quando l'Eterno ricostruirà Sion e apparirà nella sua gloria». Questa è una conferma. Dalla bocca di due testimoni proviene la verità, dice la Bibbia. Gesù Cristo stesso, in Matteo 24:32, parla ai suoi discepoli riguardo agli ultimi eventi ed elenca guerre, rumori di guerre e terremoti. Ha detto, ora, imparate dal fico questa similitudine. Quando ormai i suoi rami si inteneriscono e le gronde germogliano, sapete che l'estate è vicina. La generazione che vedrà queste cose non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute. In altre parole, Gesù ha affermato che ci sarà una generazione che tra il suo inizio e la sua fine sarà testimone di due eventi. All'inizio, la rinascita di Israele. Nel 1948, uno degli eventi più straordinari nella storia geopolitica. E poi, alla fine, prima di morire, vedrà la venuta del Figlio dell'Uomo.
Gesù Cristo che torna sulle nuvole come Re Messia. Questa profezia è contenuta in molte parti dell'Antico Testamento. In Ezechiele, capitolo 37, è contenuta la visione delle ossa secche. E qui dice ancora, profetizza a queste ossa. Queste ossa rappresentavano Israele nella tomba delle nazioni. Profetizza a queste ossa che si uniscano tra loro. Tendini con tendini, muscoli con muscoli, torni la carne su di loro. E Dio ha affermato un altro avvenimento ancora più straordinario. Ha parlato non solo della rinascita fisica di Israele, ma del fatto che questa nazione si sarebbe sollevata con un grande esercito sui monti di Israele. Questo in Ezechiele capitolo 37. E troviamo ancora un'altra profezia ugualmente sorprendente. Non solo Israele sarebbe tornata nella propria terra, ma gli ebrei stessi avrebbero riparlato la lingua dei profeti, la lingua ebraica originaria. Nessun'altra nazione nella storia ha mai perso la propria lingua e poi recuperata secoli dopo. Ma Israele, dopo migliaia di anni, lo ha fatto e oggi 6 milioni di ebrei parlano la lingua dei profeti, l'ebraico. Ditemi, com'è avvenuto questo? Sofonia, capitolo 3, versetto 9. Dio ha detto, poiché allora darò ai popoli un linguaggio puro, affinché tutti invochino il nome dell'Eterno, per servirlo di comune accordo. Questa profezia della riaffermazione della lingua ebraica, originaria e senza precedenti. Sapevate che anche ai tempi di Gesù pochi parlavano ebraico? Dopo i 70 anni di schiavitù in Babilonia, solo il 5% degli ebrei sono tornati in Israele. Il 95% è rimasto in Babilonia, ha continuato a parlare aramaico, che a quel tempo era la lingua del Medio Oriente. In Israele la lingua dei profeti era parlata solo nel Sinedrio e nelle scuole rabbiniche. La lingua comune era il latino nei confronti del governo romano o l'aramaico nelle conversazioni comuni. Gesù avrà parlato queste lingue, come anche ovviamente il greco. L'ebraico era stato dimenticato. Ma all'inizio del XIX secolo nasce un uomo, Eliezer ben Yehuda. Emigrato poi in Israele. Dio gli ha detto una notte, io voglio che ristabilisci il mio popolo nella propria lingua originaria. Nonostante la grande opposizione da parte della sua famiglia e dei rabbini, i quali pensavano che lui fosse pazzo, inizia a studiare l'ebraico e anche ad insegnarlo a sua moglie e ai figli. In famiglia parlavano solo ebraico. Incoraggiò anche altre famiglie a fare lo stesso e quindi sviluppò un vocabolario ebraico in 14 volumi. Risultato? Gli ebrei sono tornati nella loro terra durante il secolo scorso. Cos'è accaduto? Ogni ebreo proveniente da 70 nazioni diverse e lingue diverse, nella procedura di acquisizione della cittadinanza ha dovuto apprendere la lingua ebraica. Ed oggi sono 6 milioni di persone in Israele e probabilmente un altro milione nel mondo che parlano ebraico in adempimento della profezia. Questa è la seconda. La Bibbia ci dice anche, oltre a questo, che gli etiopi ebrei sarebbero tornati, Sofonia capitolo 3. Lo stesso profeta, nello stesso brano, afferma che Dio avrebbe richiamato i dispersi dell'Etiopia a Sion. 3.000 anni fa i rappresentanti delle 12 tribù sono andati in Etiopia. Io ne parlo nel mio libro, Armageddon. Il figlio di Salomone, il principe Menelik, nato dal matrimonio con la regina Saba, è tornato in Etiopia per diventare re. E molti rappresentanti di Israele sono andati con lui. L'Etiopia era diventata una nazione ebraica. Dopo 3.000 anni, questi ebrei neri, separati dai loro fratelli, ritornano a migliaia e ora sono una parte importante della popolazione di Israele. La Bibbia ci dice, senza ombra di dubbio, che negli ultimi giorni si verificheranno eventi significativi. Se torniamo indietro di appena un secolo fa, Israele era piena di paludi, di malaria, di insetti infetti. Cos'era? Una terra desolata, deserta, senza attività agricole. Desolate,
I turchi per 400 anni avevano governato il territorio di Israele e in pratica l'avevano spogliata di tutte le sue risorse. Avevano preso tutto il legname, tagliato tutti gli alberi, ne erano rimasti molto pochi. Mark Twain, nel suo libro Gli innocenti all'estero, nel 1945, ha scritto del suo viaggio a Gerusalemme attraverso la Galilea. In 64 chilometri ha visto solamente un albero e una sola persona, una terra abbandonata. Ma Dio, attraverso il profeta Isaia, ha detto che Israele sarebbe tornata nella propria terra. Israele fiorirà e germoglierà e riempiranno di frutti la superficie della terra. Isaia 27, verso 6. E questa profezia si è adempiuta. Sapevate che le Nazioni Unite hanno affermato che il terreno di Israele, prima deserto, oggi sviluppa l'agricoltura più produttiva al mondo? Sapevate che ogni mattina, verso le 6, un Boeing 747 della compagnia aerea israeliana decolla dall'aeroporto David Ben Gurion, pieno di talibani verso l'Olanda? Lo sapevate? Circa il 90% degli agrumi in Europa provengono da Israele, da questa terra una volta desertica. In Israele sono impiegati oggi i sistemi più tecnologicamente avanzati di coltura. I più efficaci fertilizzanti organici provengono dal Mar Morto. Fanno uso di un sistema di irrigazione goccia a goccia, che raggiunge singolarmente le radici di ogni specifica pianta, in modo da ottimizzare al meglio le risorse idriche, a differenza dell'irrigazione massiva in uso in altre nazioni. Le profezie si stanno realizzando e questi sono gli eventi mondiali che ritroviamo sulle cronache dei giornali, in internet e che voi stessi potete verificare. Ed ora passiamo al cambiamento climatico globale. Ogni giorno sui giornali, in televisione, radio, sentiamo parlare di cambiamento climatico globale. Il fatto è che il clima, effettivamente, sta cambiando. Nella comunità scientifica è in atto un dibattito vivace per determinare in quale percentuale o misura le attività umane che generano ossido di carbonio incidano sull'atmosfera terrestre e quanto invece sarebbe l'incidenza dell'attività del sistema solare. Bene, malgrado le diverse opinioni sulle possibili cause, su una cosa gli scienziati sono di fatto concordi. Le condizioni climatiche mondiali si stanno modificando. Si sono verificati cambiamenti in passato e altri si stanno verificando ora. I fatti indicano chiaramente che la temperatura del pianeta è in aumento. Avete capito? È in aumento la temperatura. Ma che cosa ha questo a che fare con la profezia biblica? Bene, in Apocalisse al capitolo 8 è detto che si verificheranno eventi non casuali durante la grande tribolazione. E se questa è la generazione in cui Cristo tornerà, dovremo aspettarci l'inizio di questi eventi. L'Apostolo Giovanni in Apocalisse capitolo 8 dal verso 7 all'11 dice: «Il primo angelo suonò la tromba e si fecero grandine e fuoco, mescolati con sangue e furono gettati sulla terra, e la terza parte degli alberi fu interamente bruciata, ed ogni erba verde fu interamente bruciata. Poi suonò la tromba il secondo angelo, e qualcosa simile a una grande montagna di fuoco ardente fu gettata nel mare, e la terza parte del mare divenne sangue. E la terza parte delle creature che vivono nel mare morì, e la terza parte delle navi andò distrutte. Poi suonò la tromba il terzo angelo, e cadde dal cielo una grande stella, che bruciava come una fiaccola, e cadde sulla terza parte dei fiumi e sulle sorgenti delle acque. Il nome della stella è Assenzio, e la terza parte delle acque divenne Assenzio, e molti uomini morirono a causa di quelle acque, perché erano diventate amare. La Bibbia ci dice che dobbiamo aspettarci un cambiamento climatico globale. Una delle cose più terribili che ho scoperto nella mia ricerca è il progetto di modificazione genetica per diversificare le razze umane. È un progetto prodotto tragicamente e malvagiamente in questi anni e che può essere utilizzata e indirizzata in modo specifico all'estinzione di una razza determinata, lasciandone un'altra immune, proprio nella stessa nazione. La Bibbia ci dà un avvertimento a tale riguardo. In Apocalisse, al capitolo 6, al versetto 8, è detto: «E io vidi, ed ecco un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava aveva nome la morte, e dietro ad essa veniva l'Hades. E fu data loro potestà sulla quarta parte della terra per uccidere con la spada, con la fame, con la morte e mediante le fiere della terra». La Bibbia avverte che un quarto dell'umanità, circa 2 miliardi e mezzo di persone,
a un certo punto, nel futuro, sarà uccisa con epidemie terribili. La Bibbia ne parla ripetutamente e potete controllare voi stesso su internet. Cercare riguardo alle modificazioni genetiche, troverete le statistiche che ho incluso nei miei libri, statistiche che mi hanno profondamente impressionato. Viviamo in un periodo in cui, secondo le parole di Gesù stesso, se Gesù dovesse tardare anche di un solo giorno durante la battaglia di Armageddon, nessuna carne sarà salvata. In altre parole, le armi che saranno adoperate da persone malvagie in quei giorni, e per noi inimmaginabili, saranno usate. Cristo tornerà perché non permetterà che l'umanità venga distrutta. Egli ha detto in Apocalisse 19 che distruggerà coloro che cercheranno di distruggere la terra. La Bibbia indica che negli ultimi giorni ci sarà un forte aumento di conoscenza, inclusa quella scientifica. Daniele il profeta, al capitolo 12, verso 4, ci dice che molti andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà. Ai tempi della Roma antica, ad esempio, si aveva conoscenza delle regole architettoniche, ma la conoscenza nel 1850 in America e in Europa era molto diversa da quella antica. Dopo il 1850 c'è stata invece una forte accelerazione nelle scoperte e nelle invenzioni scientifiche. E siamo quindi arrivati al giorno d'oggi. Secondo gli studi più recenti, la somma totale della conoscenza mondiale si raddoppia ogni 24 mesi. Ogni due anni tutto quello che conosciamo si raddoppia. E la Bibbia dice anche che negli ultimi giorni sarebbero aumentati anche i viaggi. In tutta la storia dell'umanità non si è mai viaggiato mediamente più di 50 km dal luogo di nascita. Oggi però non è più così. Non è solo comune andare in vacanza a migliaia di chilometri di distanza, ma nessuno si preoccupa di viaggiare centinaia o migliaia di chilometri per motivi di lavoro e magari tornare anche la sera stessa. Lo shuttle, ad esempio, viaggia a 30.000 km all'ora e una volta si viaggiava a 40 km all'ora a cavallo. La Bibbia dice che l'impero romano sarà ristabilito negli ultimi giorni. Daniele, capitolo 2 e 7, ci dicono chiaramente attraverso il sogno e la visione di Daniele che ci sarebbero stati quattro grandi imperi mondiali. Nei prossimi programmi ne parleremo in dettaglio. Quello che vi voglio dire è che il quarto grande impero romano sarà ristabilito negli ultimi giorni. Non sarà sostituito da un altro impero, ma sarà ricostruito e governerà tutto il mondo, iniziando dall'Europa. Ne stiamo già vedendo l'inizio. L'Unione Europea ha iniziato con 6 nazioni. Poi sono diventate 10, 15. E adesso sono 25. Ma stanno già parlando di un gruppo ristretto di 10 nazioni che formeranno il centro decisionale e daranno poi le direttive per la forza armata e le linee politiche. Tutte le altre seguiranno. La Bibbia ci dice anche che negli ultimi giorni la Russia si risolleverà come grande potenza militare, aggredendo Israele. Ne parleremo in dettaglio anche di questo. Sarete stupiti su quanto accade dietro le quinte, mentre la Russia si sta preparando insieme alle nazioni islamiche ad annientare la nazione di Israele. Il profeta Ezechiele, al capitolo 38 e 39, ci parla dell'antica Gog e Magog, la Russia, gli sciiti a nord del Mar Nero, che guideranno questo attacco insieme alle nazioni islamiche contro Israele. E la Bibbia ci dice che l'antica città e l'impero di Babilonia saranno ristabiliti. Babilonia è stato un nemico feroce di Israele. Leggete i profeti dell'Antico Testamento. Questo impero fu crudele tanto quanto il regime nazista. Scuoiavano i nemici, tagliavano il pollice, l'alluce ai re, li facevano sedere alle loro tavole e implorare per mangiare i resti del cibo, come i loro cani. I babilonesi sono stati distrutti come indicato nella Bibbia, ma in Isaia capitolo 13 verso 1 e 6 e 19 la Bibbia pronuncia una profezia contro Babilonia. Babilonia vivrà di nuovo e sarà distrutta nel grande giorno del Signore, come lo sono state Sodoma e Gomorra. Babilonia non è mai stata distrutta come lo sono state Sodoma e Gomorra in passato, quindi questa è un'indicazione futura. Apocalisse 18 ci dice che Babilonia ha un ruolo centrale negli ultimi giorni. Isaia dice che l'Anticristo sarà definito profeticamente re di Babilonia negli ultimi giorni. In queste profezie, la Bibbia indica che dell'impero romano ristabilito sorgerà un governo mondiale.
Nel libro di Daniele, capitolo 7, verso 23, Daniele ci parla di un governo mondiale negli ultimi tempi che governerà l'intero pianeta. Fino a ora non c'è mai stato nella storia un vero governo mondiale. Daniele, al versetto 23, dice: Dio dice, la quarta bestia, l'impero romano, sarà un quarto regno sulla terra, ristabilito negli ultimi giorni, che sarà diverso da tutti gli altri regni e divorerà tutta la terra, la calpesterà e la stritolerà. La Bibbia indica che ci sarà un governo mondiale. E Apocalisse 13 dice che tutto il mondo adorerà la bestia ferita mortalmente, ma che rimarrà in vita. Non c'è mai stato prima un governo mondiale, ma sta per arrivare. E oggi è allo stato embrionale, attraverso il progetto delle nazioni unite per raggiungere un governo mondiale, con l'eliminazione della sovranità degli stati, in special modo dell'America, che rappresenterebbe un ostacolo. La Bibbia ci dice nel libro dell'Apocalisse, capitolo 13, dai versi 16 a 18, che l'anticristo e il falso profeta introdurranno un nuovo ed efficiente sistema economico, basato su numeri al posto dei contanti. Niente più moneta o carta, solamente numeri digitali. Questi numeri saranno impiantati sotto pelle, sul fronte e sul palmo della mano. Ma com'è possibile? La Bibbia ci ha detto la verità. Infatti assistiamo in questi ultimi giorni allo sviluppo di microchip computerizzati che vengono impiantati su animali, sui cavalli ad esempio. Questi stessi microchip ora sono proposti dalle agenzie di sicurezza per essere impiantati nelle mani o in altre parti del corpo agli esseri umani. E in questo modo le persone potranno attraversare un'area sottoposta a controllo di sicurezza senza mostrare nessuna carta di identificazione o passare attraverso gli scanner. Avranno semplicemente un microchip impiantato, che non potrà essere duplicato, e in cui saranno inseriti dati riferiti solo alla persona. L'iride, il tono di voce, le impronte digitali o il DNA. Questa tecnologia è già pronta e sarà introdotta quando i nostri governi lo riterranno opportuno. I contanti sono eliminati perché i governi e le banche non amano il contante. Loro vogliono eliminarlo perché gli evasori fiscali usano contante. Anche i trafficanti di droga e anche quelli che riciclano il denaro sporco. Eliminate il contante e avrete eliminato gran parte dei problemi, dei governi e delle banche. Matteo 24 dice che negli ultimi giorni ci saranno guerre e rumori di guerre. Gioele al capitolo 13, forgiate spade con i vostri vomeri, suonate la tromba di Sion. Ogni anno si spendono 3 migliaia di miliardi di euro per armamenti. In percentuale c'è più di un'arma per un uomo, donna e bambino al mondo d'oggi. La televisione e internet sono profetizzati nella Bibbia. Sono in Apocalisse 11. Versetti 9 e 10. È detto che i corpi dei due testimoni che in futuro saranno uccisi dall'Anticristo durante la grande tribolazione potranno essere visti da tutto il mondo sulle strade di Gerusalemme per 3 giorni e mezzo. Questo fatto è senza precedenti. In tutto il mondo i loro corpi saranno visti e la gente si scambierà i doni, contenta per questi due che non daranno più fastidio dopo 3 anni e mezzo. Poi si guarderanno stupiti e disturbati mentre questi due testimoni ascenderanno al cielo. Amici miei, questo non sarebbe mai potuto accadere prima di internet e delle televisioni internazionali. La Bibbia ci dice che ci saranno minacce islamiche per eliminare Israele. Al Salmo 83, dal verso 2 al 4, è detto che queste nazioni formeranno una confederazione e penseranno: eliminiamo Israele come nazione, in modo che non sia ricordata mai più. Vi dice qualcosa questo? Il presidente iraniano, Ahmadinejad, ha detto che avrebbe eliminato la nazione di Israele. E la Bibbia ha profetizzato questo attraverso le parole di Re Davide, al Salmo 83, 3000 anni fa. La Bibbia riporta le parole di Gesù in Matteo 24, verso 7, riguardo guerre e rumori di guerra, e ne parla anche in altri brani. Ci saranno falsi profeti ed eresie, oltre che falsi messia. Abbiamo già visto questo, profetizzato in Matteo 24, al verso 24. L'antisemitismo mondiale è stato predetto da Gesù in Matteo 24. Una delle cose più sorprendenti è l'esercito di 200 milioni di soldati in Apocalisse.
Per la prima volta nella storia, in Cina e in India, come risultato della scena di avere un solo figlio maschio per famiglia, in Cina, e dell'aborto selettivo di femmine, in India, c'è un numero eccessivo di uomini rispetto alle donne. In Cina, solo in Cina c'è un eccesso di 100.000 giovani in età di leva militare. E la Bibbia dice che il fiume Eufrate si prosciugherà, sarà preparata la via per i re dell'Est. In Turchia c'è la diga di Ataruk. In base ad Apocalisse 16, versetto 12, il fiume Eufrate si prosciugherà per permettere il passaggio di questo esercito enorme. La Bibbia dice anche che in questo modo la via per i re dell'Est sarà preparata. La Cina sta costruendo una ferrovia militare attraverso il Tibet. Attraverso il sud della Cina ci sarà un'autostrada interstatale a scopo esclusivamente militare. Abbiamo visto anche in altri programmi preparativi per la ricostruzione del Tempio. Uno dei segni più evidenti è in Matteo 24, verso 14. Gesù Cristo ha detto che questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo e allora verrà la fine. Sapevate che ogni giorno ci sono 125.000 persone che ricevono Gesù Cristo? La TBN ha un ruolo importante nel programma di Dio per raggiungere il mondo negli ultimi giorni ed io e voi ne siamo parte. Con il vostro contributo fedele alla televisione cristiana e con il sostegno dei programmi missionari della vostra Chiesa, stiamo raggiungendo le persone come mai prima era stato fatto nella storia dell'umanità. Questi sono i giorni di cui Cristo ha parlato. Lui sta per tornare.